Rubato dallo speakeraggio del torneo Bold Online, cioè abbiamo il capitano dell'Eurobasket Roma, Bonessio. Intanto, come sta andando il torneo? Mi sembra molto bene. Benissimo, guarda, è stata una grossa soddisfazione già vedere le prime giornate del torneo con tanti bambini e tanto pubblico, sia anche nel femminile che nel maschile dei senior. Siamo ancora in fase di rodaggio per i primi giorni nel girone di qualificazione e ci aspettiamo anche un grandissimo finale, quindi per ora siamo stanchi perché c'è stato tanto da fare e ce ne sarà ancora perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, però per ora sta filando tutto liscio e siamo veramente contenti. Bene, tra l'altro stiamo condividendo questa vostra avventura via Facebook dalla ristrutturazione del campo fino all'arrivo di tantissimi partecipanti qui per una formula che è un pochettino rivoluzionaria rispetto a quello che è le classiche partitelle da campetto, è un 4 contro 4 a tutto campo che si concluderà domenica. Sì, abbiamo scelto questo format 4 contro 4 a tutto campo per evitare un po' di andare anche a dar fastidio agli altri tornei già esistenti a Roma e soprattutto perché volevamo creare qualcosa di nuovo che avevamo visto ha molto funzionato per il Bold Online a Latina che è stato fatto da un altro grandissimo giocatore che saluto, che è Luca Visconti, che l'ha organizzato negli ultimi 3 anni, e quindi tramite Luca e questa idea me, Eugenio, Francesco Gori, Antonio, abbiamo deciso di fare questa cosa. In simultanea è venuta fuori l'idea di ristrutturare questo campo, di questa scuola del Caravaggio, che ringrazio per l'ospitalità, ringrazio il preside perché è nato un progetto tramite tutto di corsa e molto velocemente, ma per fortuna ci siamo riusciti poi a fare il torneo World Online assieme anche a un'altra associazione che è l'associazione Flavio Tortosa, di un ragazzo purtroppo scomparso 2 mesi fa che giocava a pallacanestro di 28 anni, e tramite una raccolta fondi e degli eventi che abbiamo fatto precedentemente siamo riusciti a raccimolare quei soldi che ci hanno dato la possibilità di finire questo campo, di darlo al Bold Online che è un evento, e tramite questa unione tra Polisportiva Città Futura e l'associazione Flavia Tortosa con l'ospitalità del Liceo Caravaggio è nato questo splendido campetto che speriamo durerà nel tempo, che cercheremo di lasciare a tutti, di donare nel limite del possibile anche oltre gli orari scolastici, e quindi speriamo sia una bella cosa sia per Roma Sud, per il quartiere, per tutta Roma e soprattutto per Tor Marancia. Lo sarà sicuramente, si vede già dalla partecipazione che c'è qui al torneo. E quest'anno, meglio, partiamo dallo scorso finale di stagione, un playoff sfiorato, veramente sfiorato, e perso al supplementare contro Biella, contro un Jazzmar Ferguson veramente scatenato quel giorno. Però comunque un torneo una stagione 2016-2017 che è andata in archivio sicuramente come una stagione positiva. L'Eurobasket era una neopromossa, è stata sempre al confine della zona playoff, si è giocata il playoff fino alla 30ª giornata nonostante qualche problema, il tuo infortunio, una squadra da amalgamare rispetto a quella precedente che aveva vinto la Serie B. Quest'anno Armando e Cristiano Bonamici stanno facendo un mercato da veri protagonisti, almeno ad Ovest è la squadra che in questo momento sulla carta ha costruito un roster veramente molto interessante. Come dicevo con Eugenio, oltre te, Eugenio Fanti e Michael Veloci, 3 confermati, torna a Roma Cecchetti, arriva Alessandro Piazza che sicuramente non ha bisogno di presentazioni in A2, ci sarà Frassinetti, altro giocatore sicuramente di altissimo livello, Mitch Poletti, anche lui un protagonista assoluto, e Sims, Sean Sims, che è stato sicuramente uno degli americani più interessanti della scorsa stagione, quantomeno ad Ovest, visto che poi non si è potuto misurare con i playoff. Insomma, quest'anno ai playoff diciamo che un biglietto, puoi fare gli scongiuri che non sei inquadrato alla telecamera, un biglietto, diciamo, l'Eurobasket sulla carta dovrebbe averlo prenotato. Beh, quest'anno diciamo, intanto partiamo dalla stagione precedente, come hai detto tu, è stata una stagione fantastica, credo come prima stagione di Eurobasket in A2 consolidarsi, salvarsi a 5 giornate dal termine, sfiorare i playoff dopo tutti gli episodi negativi e positivi che abbiamo avuto durante l'anno, credo che per la società sia stata veramente una grandissima soddisfazione. Ora
abbiamo cercato di fare il passo un pochettino più lungo e ci siamo posti un po' più ambiziosi, quindi Armando e Cristiano, insieme all'aiuto di nuove sponsorizzazioni come il gruppo Leonis che è stato presentato, hanno cercato di allestire un roster veramente importante per il girone ovest. Sono contento di ritrovare tanti amici, perché a partire da Piazza, Frassinetti e Poletti sono quasi tutti coetanei in cui ho fatto parte con l'Under 20, in cui gli anni ci siamo sfidati da avversari in tante partite, quindi non vediamo l'ora di scendere in campo e iniziare il ritiro, perché io sono veramente, veramente pronto, perché vengo da un brutto infortunio, non vedo l'ora di tornare in campo, di essere il capitano di questa squadra. E poi dimenticavo, l'acquisto di Sims sicuramente è un acquisto che secondo me sposta, perché Arrieti ha dimostrato a tutti di essere un americano di livello veramente alto, non a caso ha fatto 20 punti di media, quindi credo che la squadra allestita sia ambiziosa. Il progetto della famiglia Bonamici e della famiglia Eurobasket continua sempre anno dopo anno a migliorarsi, e quindi solo grazie a loro, grazie alle sponsorizzazioni, grazie a tutti i soci che ci sono vicini, che riusciamo a fare sempre bene. Ho l'impressione che quest'anno il roster, ancora a parte l'Eurobasket e qualche altra squadra, il roster ancora non sono al completo, però ho l'impressione che si vada verso un altro torneo, parlo del girone ovest, molto equilibrato, anche se ripeto molte squadre ancora devono di fatto mostrare le carte con gli acquisti, mentre ho l'impressione che la forbice di valori, soprattutto economici, tra est e ovest si sta ulteriormente allargando. Volevo sapere qual era il tuo parere. Allora, guarda, io penso che la differenza tra i gironi purtroppo l'anno scorso effettivamente c'era, perché poi il campo parla e i playoff hanno dimostrato questo. Però sono convinto che ogni anno ha una storia a sé. L'anno prima dicevano la stessa cosa e poi invece siamo venuti fuori con dei playoff molto equilibrati. Quindi credo che non possiamo dirlo da subito. È vero che le squadre dall'altra parte hanno sicuramente dei budget diversi e delle storie anche di tifosi e di società, di club dietro alle spalle, che possono dare anche la loro come fattore campo, e quindi andare a vincere in trasferta risulta molto più difficile che magari nel girone nostro. Però io credo che l'equilibrio potrà essere un po' maggiore, perché credo che comunque le squadre ovest, dai rumors che sento, si stiano rinforzando un po' di più. Sicuramente credo che squadre come l'anno scorso, che hanno avuto delle difficoltà come Scafati, sicuramente secondo me farà un campionato diverso quest'anno, e per me ci sarà molto più equilibrio. Poi sicuramente la Fortitudo, Trieste hanno dei bacini di tifosi, di storia, di club talmente importanti che sarà difficile competere. Noi vogliamo provarci, adesso prima dobbiamo fare un bel campionato, una bella regular season, stare con i piedi per terra finché non avremo ottenuto un risultato e poi divertirci. Allora io ti auguro un in bocca al lupo innanzitutto per la conclusione del torneo Ball Online e poi soprattutto per la stagione tua e dell'Eurobasket. Grazie mille, saluto a tutti e vi aspetto al Ball Online per il gran finale per domenica, un evento che ci sarà al Closing Party, dove i soldi verranno anche in parte devoluti all'associazione Flavio Tortosa. Vi aspetto, grazie. In bocca al lupo. Crepi.